Capitolo numero 4. Il Brasile. Alcune informazioni generali sul Brasile. È il più grande produttore di jet regionali. È il secondo più grande produttore di minerarie di ferro. Il quinto più grande polo chimico. Il nono più grande produttore di acciaio. 22% delle terre coltivabili del pianeta si trovano in Brasile. Il 12% delle riserve di acqua dolce mondiale si trovano in Brasile e il 53% del totale del continente sudamericano. Al terzo posto per la rete stradale nel mondo, 10,5 milioni di chilometri di fibra ottica, 32 milioni di utenti in internet, 30 porti. Questo sempre per entrare a parlare di numeri. Come abbiamo detto, stiamo analizzando i numeri di queste potenze. Il PIL del Brasile accelera nel secondo trimestre del 2013 fino ad arrivare al 3,3%. Tutt'oggi il PIL è in continua crescita costante. Innovazione. Il bioetanolo ha innanzitutto una forte valenza ambientale, in quanto riduce percentuali che variano dal 25% al 90% di emissione di gas serra. Il Brasile ha investito in tale innovazione, credendo molto nelle energie rinnovabili applicate alla tecnologia. Il Brasile è tra i maggiori produttori di biomassa del pianeta e conta ad oggi ben 440 impianti di lavorazione del vegetale. Intendono investire e questa tendenza andrà aumentata a tal punto che si sono dati proprio degli obiettivi. Ha già una delle matrici energetiche più pulite del mondo e andranno sempre verso di più l'energia pulita. Il Brasile è completamente autosufficiente per quanto riguarda le principali fonti di energia, quali petrolio, idroelettrica, etanolo, uranio, e tende a diventare sempre più un paese esportatore. Nel 2007 erano entrati in operazione 18 impianti per la distillazione del succo della canna da zucchero. Ad oggi, solo per la trasformazione della canna da zucchero in etanolo, si contano già 47 usinas nuove che producono il 13,98% di energie rinnovabili per il paese, ad indicare quanto le energie rinnovabili siano importanti per l'economia brasiliana.